Roma e Lazio si ritrovano di fronte in campionato dopo la vittoria dei giallorossi all'andata per 4-1. Mister Rubinacci, imbattuto in campionato, schiera Faiella, Belvisi, Gargiulo, Ricozzi, De Santis, Eros, Paolelli, Di Livio, Vasco, Calì, Preti e De Santis, Nicolas. In panchina a disposizione Mastropietro, Barbato, Iliano, Tomassetti, Laterra, D'Urso, Mugnetti. Risponde la Lazio allenata da Cesar con Coticelli, Pasqualoni, Cinti, Basile, Quaglia, Verdicchio, Capuano, Iannello, Montecchiari, Criscuolo e Collarino. In panchina a disposizione Davino, Rossi, Antonucci, Buratti, Garofalo, Medini e Botta. Problema nella fase di riscaldamento per la Lazio che deve rinunciare all'attaccante Alessandro Rossi, infortunato, già in dubbio in settimana e costretto a dare forfè. Al suo posto con il numero 9 in campo Montecchiari. Parte subito forte la Roma che si fa vedere qui con un'azione di Vasco. Al quarto minuto il pallone al centro per De Santis. Il cross a cercare Calì. La Lazio si salva in calcio d'angolo. Dagli sviluppi del corner ancora Roma pericolosa in fase offensiva. Qui il colpo di testa tentato da Eros De Santis con la palla che termina alta. Ancora Roma in possesso di palla, sempre con De Santis, corsia di destra, il pallone al centro per Khalil, tocco sotto misura, para però in due tempi Cotticelli. Al quindicesimo arriva il vantaggio della formazione giallorossa, un'azione sulla corsia di sinistra di Gargiulo, il pallone al centro, Khalil riesce a toccare la sfera che si infila in rete alle spalle dell'ex di turno Cotticelli per il gol che vale il momentaneo 1-0 con il quale la Roma si porta in vantaggio. I giallorossi continuano a fare la partita, cross di Di Livio a cercare la testa di Ricozzi, poi è Calì che dopo l'uscita avventata di Cotticelli prova a mettere in rete con la sfera che termina sul palo. Ancora Roma in possesso di palla qui con Di Livio, il pallone per la corrente Gargiulo che entra nel rigore, poi il tiro di destro deviato termina direttamente in corner. Lazio provvede a un altro cambio, esce Montecchiari infortunato dal suo posto Medini al trentesimo del primo tempo. La Roma continua a fare la partita. Qui il cross da parte di Ricozzi, il pallone messo al centro, poi per Calì, tocco sotto misura, grande risposta qui di Cotticelli che mette in calcio d'angolo e nega la gioia del gol all'attaccante giallorosso. La Roma prova ancora a farsi vedere sul calcio piazzato, qui lo schema porta al tiro di Livio, parata a terra di Cotticelli, poi ancora Roma, è un monologo quello giallorosso, il colpo di testa messo assieme da Eros De Santis per il gol che vale il 2-0 con il quale la Roma conduce al minuto numero 30 del primo tempo. Con la formazione giallorossa in attacco, la Lazio in balia della Roma, il cross al centro, qui il pallone arriva dopo un batti e ribatti a Preti che mette in rete da pochi passi per la terza marcatura giallorossa. Roma che va al riposo sul risultato di 3-0 in proprio favore. Rassegnato il tecnico biancoceleste Cesar in panchina. Qui vediamo al termine del primo tempo come allenatore biancoceleste. Non sembra proprio avere l'atteggiamento di un tecnico pronto a combattere per una possibile rimonta. La ripresa è ancora la Roma a fare la partita. Qui errore clamoroso in difesa di Criscuolo. Il pallone viene regalato al numero 11 giallorosso De Santis. Gran pezzo di alta scuola da parte del numero 11 giallorosso, palla in rete, Cotticelli non può arrivarci e 4-0 in favore della Roma al terzo del secondo tempo. I giallorossi continuano ancora a premere, qui il colpo di testa, la posizione ravvicinata ancora di De Santis sul calcio di punizione di Ricozzi, poi ci prova ancora De Santis, il cross al centro per Calì che svetta di testa ma la sfera termina alta. La Roma che si fa vedere in fase offensiva, qui il pallone ancora per Calì che prova a mettere al centro per il non entrato Mugnetti, si salva Lazio in corner. Dagli sviluppi del calcio d'angolo arriva però il gol numero 5 della formazione giallorossa, testa di Iliano e tocco sotto misura di Calì che realizza così la sua personale doppietta al quindicesimo del secondo tempo. Roma 5, Lazio 0. Ma è sempre la Roma a fare la partita. Qui azione spettacolare di De Santis. Il taglio di Mugnetti che entra in rigore di destro. Batte Cotticelli per il gol che vale il 6-0. La Lazio prova a farsi vedere con Collarino. Qui il tiro dalla distanza. La bella risposta in calcio d'angolo del neoentrato Mastropietro, ex Tor Tre Teste.
Ancora Roma con Belvisi sulla corsia destra, anch'esso giocatore proveniente dalla nuova Tor Tre Teste che supera Criscuolo in dribbling e poi mette al centro per la terra. Il tocco di sinistro dell'attaccante giallorosso termina però alto sopra la traversa. Si fa ancora vedere Belvisi sulla corsia di destra. Il cross al centro della rigore, buca difesa biancoceleste, per l'esattezza Quaglia, arriva sul pallone la terra che stavolta non sbaglia. Ed è il gol che vale il 7-0 al 38esimo del secondo tempo. La Roma però non si ferma, continua a premere e arriva anche l'ottava marcatura da parte del numero 17, ne è entrato D'Urso. Roma che sotterra la Lazio per 8-0. Non c'è più tempo. Vince quindi la Roma di mister Rubinacci, che si conferma davvero allenatore derby. Dopo aver rifilato 8 gol l'anno scorso ai giovanissimi, quest'anno è stato il turno degli allievi.